Buonasera, seconda edizione del TG Riviera dei Fiori. Nel nostro telegiornale parleremo di un ordigno di artiglieria ritrovato su una delle spiagge più centrali di Sanremo. Ci occuperemo poi di un ergastolano che riusciva, nonostante la pena che stava scontando agli arresti domiciliari, ad organizzare anche un giro di prostituzione. Poi parleremo di timidi segnali di ripresa per quanto riguarda il comparto dell'artigianato, ma non solo. Iniziamo con la cronaca. Un proiettile inesploso di artiglieria appartenente alla Marina Militare Francese di produzione e di fabbricazione recente è stato ritrovato da un bambino in vacanza a Sanremo, un bimbo di 7 anni che stava giocando su una spiaggia libera dell'Imperatrice nella città dei Fiori. Il ragazzo ha subito fatto intervenire il bagnino che ha recuperato l'ordigno, lo ha avvolto in uno straccio e lo ha portato fuori dall'acqua e sono stati poi subito avvertiti i carabinieri che hanno sistemato il proiettile sul lungomare dietro ad una banchina. Strano il modo in cui è stato ritrovato l'ordigno, infatti giaceva all'interno di una piccola baia circondata dalla scogliera e dunque era quasi impossibile che sia stata la corrente a portarlo. Quindi i carabinieri indagheranno anche su questo aspetto. Sul posto poi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno chiuso la strada e creato un perimetro di sicurezza di circa 50 metri. Dai segni presenti sull'ordigno emerge che ci sono diversi composti chimici, anche fosforo e magnesio. Fa pensare quindi che possa trattarsi di un tracciante di illuminazione. E gli agenti della squadra mobile di Imperia hanno arrestato questa mattina all'alba Cosimo Rocco Izzo, 45 anni, originario di Lecce, colpito da una misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Sanremo. Deve rispondere del reato di estorsione continuata ai danni di numerose prostitute che esercitano la loro attività in Vallarmea Sanremo. L'uomo pregiudicato era condannato all'ergastolo per omicidio e soggetto al regime della detenzione domiciliare. In numerose occasioni avrebbe costretto giovani donne dell'est a pagargli ciascuna 50 euro al giorno per poter lavorare in strada, vantando di essere un mafioso e quindi minacciandole. Alcune ragazze spaventate si sono però rivolte alle forze dell'ordine che, coordinate dal pubblico ministero Maria Paola Marrali, hanno potuto raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato, che quindi è tornato in carcere e quindi non potrà più minacciare le giovani. Edo guidava sotto effetto di alcol. Continuiamo ancora con la cronaca e di droga. Il trentenne, residente nel Principato di Monaco, indagato con l'accusa di omicidio colposo per la morte dell'amico Tristan Pessé, 34 anni, residente anche lui a Monte Carlo, che nella notte tra venerdì e sabato è rimasto vittima di un incidente stradale grave sull'Aureglia, poco dopo la Madonna della Ruota a Mordighera. L'automobilista, forse per un colpo di sonno dovuto all'ora, forse per lo stato confusionale provocato dal cocktail di alcol e stupefacenti, ha perso il controllo del grosso maggiolone, ha invaso l'opposta corsia di marcia ed è sbattuto contro il muro di cinta della carreggiata. Il passeggero è stato sbalzato fuori dall'auto, ha battuto la testa contro il muro ed è morto sul colpo. Questa è la ricostruzione effettuata dai carabinieri. I due stavano in vacanza nella riviera. Il conducente rischia ora una pena per omicidio colposo superiore ai 5 anni. E lasciamo per il momento la cronaca, parliamo di artigianato, timidi segnali di ripresa dal comparto. Lo sottolinea il direttore provinciale di Confartigianato Imperia, Barbara Biale. Vediamo un estratto da lunga intervista che vi proporremo subito dopo il telegiornale nei nostri spazi di approfondimento. Sì, un piccolissimo segnale positivo però di controtendenza rispetto a quelli che erano i dati abbastanza preoccupanti del primo trimestre, quindi non sono grosse cifre, si parla di un più 1,3%, però insomma è un segnale di cambiamento di rotta e di controtendenza, anche perché
Un dato che vede i settori che si sono mossi principalmente, quello dell'edilizia e quello del manifatturiero, che comunque erano quelli maggiormente in crisi. Ecco, manifatturiero per la provincia di Imperia cosa vuol dire? Manifatturiero per la provincia di Imperia vuol dire soprattutto agroalimentare e un po' di meccanica, invece edilizia, cioè tutto il settore, tutto il comparto delle costruzioni. Quindi possiamo dire che ci sono state delle cessioni, ma le aziende che hanno iniziato a funzionare sono di più, ecco, Sì, proprio per tornare. ci sono state più aperture in questo trimestre rispetto alle chiusure, più di 1100 di aperture rispetto a 855 chiusure, quindi questo vuol dire che comunque nei momenti di difficoltà, di crisi, in questo momento poi lo sappiamo tutti, è inutile ripetere, la crisi è particolarmente pesante, anche in queste condizioni comunque l'artigianato è il settore che poi alla fine ammortizza le crisi, che assorbe, che tiene, perché alla fine tiene, probabilmente per la tipologia. Ne parleremo ancora nello spazio approfondimento subito dopo il nostro notiziario. Torniamo alla cronaca. Un immigrato brasiliano di 24 anni che trasportava quasi 5 kg di cocaina liquida nascosta in 3 bottiglie di un distillato comune in Brasile è stato arrestato dai militi della Guardia di Finanza di Ventimiglia. Il ragazzo partito dall'aeroporto di Nizza era diretto a Milano a bordo di un taxi, ma alla barriera autostradale dell'A10 i militari hanno l'ALT all'autista che ha quindi assistito a prima al controllo e poi all'arresto del trafficante. Le bottiglie erano nascoste nel suo bagaglio. Determinante è stato il fiuto del cane antidroga Zaffo che ha segnalato il carico di droga ai militari, da cui l'arresto e il sequestro dello stupefacente. Una donna di 54 anni che si era allontanata da un istituto di cura di Milano è stata soccorsa questa mattina da un equipaggio della Croce Verde di Sanremo. La donna stava girando in stato confusionale nella stazione ferroviaria di Sanremo. Gli agenti della Polfer l'hanno individuata, l'hanno fermata, quindi sono risalite alla sua generalità. La donna era spaventata e aveva fame. È stata quindi soccorsa e riportata all'istituto di cura di Milano. No. E parliamo ora di casinò. Ieri c'è stato l'incontro tra il presidente di Federgioco, l'associazione che riunisce le 4 case da gioco municipali italiane, Luca Frigerio, ha incontrato appunto il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone. Durante l'incontro è stata espressa la preoccupazione delle case da gioco italiane per le modifiche normative intervenute di recente nel settore dei giochi, in particolare per denunciare gli effetti dell'ultimo ulteriore abbassamento a 1.000 euro del limite d'uso del denaro contante avvenuto alla fine del 2011. Il limite originario era prima di 12.500 euro, è stato ridotto nel 2007 a 5.000 euro, poi a 2.500 euro nell'agosto del 2011 e dopo pochi mesi agli attuali 1.000 euro, una regolamentazione che esiste solo in Italia, infatti nel resto dell'Europa questo limite non sussiste. Il presidente Frigerio ha ricordato che l'utilizzo del denaro contante per le case da gioco non è solo un mezzo di pagamento, ma è un elemento caratteristico del gioco. Quindi ha chiesto che la normativa attuale possa essere rivista per sopperire alle grandi necessità delle 4 case da gioco autorizzate sul territorio nazionale che stanno vivendo una crisi che non ha storia, una crisi che sta riguardando circa 3.000 dipendenti in modo diretto e moltissime altre unità lavorative per quanto riguarda il lavoro interinale e l'indotto. Ha chiesto quindi da parte delle 4 case da gioco il ritorno ad una soglia di utilizzo del contante in linea con i limiti europei ed un tavolo tecnico per affrontare la salvaguardia delle imprese casinò del territorio nazionale per reprimere il gioco illecito e soprattutto per salvaguardare i livelli occupazionali. Ancora una notizia da Armaditaggio, i ragazzi dell'alberghiero rimasti
bocciati l'anno scorso potranno di nuovo iscriversi nella stessa scuola senza dover cambiare istituto o indirizzo di studio. Infatti, l'ufficio scolastico provinciale permetterà di istituire un'ottava classe di primini a Ruffini di Arma di Taggia. Il problema era stato sollevato nelle scorse settimane per il boom di iscrizioni di alunni in arrivo dalle medie inferiori, che aveva chiuso la porta a 34 studenti respinti alla fine dell'anno scolastico 2011-2012. La linea dell'alberghiera era stata in un primo momento quella di privilegiare le nuove iscrizioni, ma poiché il provveditorato è intervenuto, a questo punto ci saranno una classe in più e quindi tutti i ragazzi iscritti potranno frequentare l'alberghiero, ovviamente si spera con migliori risultati rispetto all'anno precedente. Bene, siamo in chiusura del nostro notiziario. Adesso abbiamo Achille Pennellatore con il Meteo Liguri e poi nello spazio approfondimento parleremo di economia del settore artigianale con il direttore provinciale di Confartigianato Imperia, Barbara Biale. Grazie di rimanere con noi. A tutti, buonasera. Siamo in un campo di alta pressione. La maggior parte, direi la parte prevalente, è di quello delle Azzorre, fa leggermente più fresco ed è anche leggermente meno umido rispetto alla settimana scorsa. Eccolo qua, la protezione anticiclonica, la praticamente assenza di nuvole importanti, transitato solo qualche alto ciro, mentre i grandi sistemi nuvolosi e perturbati scorrono, come al solito ormai, a latitudini molto più elevate. È in formazione una depressione qua molto al largo del Portogallo, ma per ora non parliamone. Io andrei già alla prima cartina per domani, giovedì 9 agosto alle ore 14. Vedete l'anticiclone che si è portato, finite le Olimpiadi proprio per dispetto, sulle isole britanniche, però estende anche la sua influenza a tutto il Mediterraneo praticamente. Eccola qui, quella depressione di cui vi ho parlato, però è parcheggiata, è congelata qui, molto al largo del Portogallo. Io andrei già alla previsione per domani, ma che senz'altro è valida anche per dopodomani, venerdì, con un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Qualche nuvola in più, come al solito, qualche cumulo nelle zone interne. Non dovrebbero dare precipitazioni, semmai venerdì un piovasco molto molto localizzato, ma che poi si esaurirà durante la serata. Il vento variabile 5-15 nodi, brezze termiche sulla costa, il mare ovunque poco mosso, le temperature direi stazionarie di stagione. Per i giorni a venire, almeno fino a lunedì, il campo di alta pressione terrà, questo è sicuro. Però sabato, domenica e lunedì pomeriggio avremo un incremento della tendenza temporalesca nelle zone interne, visto che in quota ci saranno infiltrazioni fresche da nord-est, di aria più fresca da nord-est. I temporali che si formeranno di pomeriggio nelle zone interne entro la serata potranno sconfinare localmente su brevi tratti di costa. Ecco, l'unico disturbo. Per qualcuno, magari tanto disturbo non lo è, visto il caldo che fa, potrebbero quindi sconfinare sulla costa sotto forma di piovasco o anche qualche rovescio e un colpo di tuono, ma questo d'estate ci sta perché in fondo sono temporali di calore. A tutti grazie per l'attenzione e arrivederci.